Sapevamo che la seconda settimana è sempre quella più difficile perché i carichi di lavoro naturalmente aumentano e di conseguenza poi aumentano anche il valore dell'avversario. E quindi sicuramente il primo tempo ci siamo fatti sorprendere in due o tre ripartenze dove la velocità e la brillantezza e la rapidità dell'avversario ci ha messo non solo in grande difficoltà, ma naturalmente ci ha fatto poi andare sotto anche dal punto di vista del punteggio. Poi ci siamo un po' innervositi e questo non deve succedere perché comunque stiamo cercando di costruire qualcosa e anche questo tipo di allenamento, questo tipo di amichevoli contro squadre che naturalmente poi cercano di far bella figura, vogliono fare una partita della vita, bisogna essere bravi e lucidi anche a far passare quel momento un attimino di difficoltà. E sono stati bravi i ragazzi nel secondo tempo, naturalmente anche con Casarini centrale perché naturalmente con l'affaticamento di Moulet non avevamo altri centrali a disposizione e i ragazzi sono stati bravi a rimettere in piedi una partita che sarebbe stato comunque un peccato, al di là che il risultato conta zero, però insomma sono stati bravi a ribaltarla e metterci quella voglia e quella determinazione che serviva per cercare di non uscire sconfitti da questa amichevole. Due cose, la prima si dava indicazioni su come sta Scarpi, che aveva cominciato anche stavolta molto molto bene, purtroppo sembra di capire c'è un problema alla caviglia, se può darci qualche notizia in merito. E poi è vero, primo tempo imballati noi, le gambe pesanti, tutto, però insomma al di là del carattere, del nervosismo eccetera che si è visto, c'è ancora molto da lavorare su certi meccanismi che sembravano fluidi anche per dell'avversario nel primo test, e stavolta sono diventato tutto un po' più farraginoso, almeno così è sembrato. No, ma perciò si chiama preparazione, perché tu cerchi piano piano non solo di sistemare la condizione atletica, ma nello stesso tempo di cercare di oleare un po' tutti i meccanismi. Ti ripeto, non faceva testo quella di sabato scorso, l'ho detto già nel precedente intervento, proprio perché sappiamo che erano avversari che ci hanno permesso di fare tutto quello che avevamo provato. Contro avversari, ripeto, naturalmente di categoria superiore, molto più brillanti, molto più pimpanti, naturalmente siamo stati molto più lenti, molto più macchinosi. Quel tentativo di riaggressione che comunque abbiamo fatto, abbiamo tentato, non sempre riuscita, e quindi di conseguenza poi i nostri difensori si sono ritrovati negli uno contro uno in fase difensiva. E quindi tutte queste cose qua naturalmente col passare delle settimane andranno a migliorare, perché come migliora poi la condizione, migliorano i meccanismi, di conseguenza migliora anche la lucidità e migliorano anche le scelte che a volte oggi abbiamo fatto con molta lentezza, però ti ripeto, questo fa parte del periodo, naturalmente cerchiamo di prendere sempre indicazioni da quello che vediamo, dove naturalmente possiamo migliorare, e da domani ci rimetteremo al lavoro. Abbiamo ancora 3 giorni davanti per chiudere questa prima parte del ritiro. Sgarbi ha preso sta botta che gli ha fatto girare la caviglia, quindi per uscire comunque subito è molto dolorante. Quindi penso che non sia una cosa di poco conto. Me lo auguro, però sicuramente una brutta tegola. Volevo chiederti di Dotti perché sembra avere anche grande personalità, parla molto con i compagni, riprende molto, quindi che impressioni dai di lui? La seconda, una parola su questi giovani che abbiamo visto in campo, molto interessanti, 17, 18 anni, comunque è importante che l'Avellino abbia giovani importanti da mettere in vetrina, no? Casomai Sì. abbiamo anche un po' Ah, di... per quanto riguarda Guidotti, tu lo sai, poi è una qualità, è una dote che ricerco in un portiere, quello di non solo naturalmente di essere bravo tra i pali, ma soprattutto di essere una guida, anche perché lui da dietro vede tutto e quindi soprattutto quando poi gli avversari iniziano ad avvicinarsi negli ultimi 16-20 metri deve essere un po' quello che tiene un po' tutti svegli, tutti sulla corda, che organizza velocemente le posizioni sulle pali inattive e soprattutto anche nella fase di costruzione, da quella tranquillità quando gli arriva qualche palla da gestire, in questo lui è molto molto bravo. Per quanto riguarda i giovani, sono ragazzi che l'anno scorso si sono allenati sempre con noi, quindi sono ragazzi che conosco,
e quando naturalmente sapevamo che anche dal punto di vista numerico non eravamo tantissimi, ho chiesto insomma ai direttori di far salire sia Fusco, D'Arcinale che Esposito, anche De Simone, in modo da avere anche numericamente dei ragazzi che, come oggi, vedi, alla fine hai fuori D'Angelo, hai fuori anche gli altri, almeno siamo riusciti a fare 20 calciatori. Commissario, le volevo chiedere della condizione di Barella e di Sonny D'Angelo, quelli si è già detto che sta abbastanza bene, e poi anche di Patia, che ha perso qualche giorno inizialmente il ritiro, ha giocato, però insomma, se qualcuno sono le loro condizioni. No, ma sono sia Varela che ha preso una ginocchiata sul quadricipite e Sonny che aveva un affaticamento agli adduttori, quindi cose veramente di pochissimo conto. Mi avevano anche chiesto di poter essere della gara, però sinceramente non mi va di perdere giocatori, quindi preferisco che siano fermi un giorno e da domani poi si allenano tranquillamente in gruppo. Patierno ha solo saltato i primi 3 giorni perché si era fatto male subito al primo possessino a Venticano, quindi già dal martedì successivo quando siamo quasi allenato col gruppo, quindi è in buona condizione, ancora naturalmente come gli altri ancora tanto da migliorare, però mi serviva anche oggi vederlo insieme a Michele e a Marconi per capire anche un po' le caratteristiche. Avevano giocato Sgarbi e Marconi la prima gara, oggi ho alternato e pensando anche di cambiare sempre le caratteristiche nella terza partita col Chieti sabato prossimo. Naturalmente con l'infortunio di Sgarbi può darsi che questo tipo di prove saranno rimandate a più avanti. Mister, allora, delle condizioni generali della squadra, che di lavoro abbiamo detto, anche quindi gli atti infanti che ci possono stare, però un dato oggi c'è, il fatto che abbiamo preso 4 gol. Per quello che significa, può significare tanto, poco, però noi abbiamo due difensori, due terzini che spingono molto da Gelotti e Tito. Questo significa che i due centrali dietro devono essere proprio forti, pronti, preparati e quant'altro. Guarda caso, è una delle pedine che stiamo aspettando dal mercato. Questa, se vogliamo, un'indicazione in più, ce l'aspettiamo a braccia aperte a questo punto, se c'è qualche novità nel senso. No, ma ti vedo, il tassello che noi dobbiamo mettere lì, lo sapevamo, al di là dell'amichevole di oggi o delle indicazioni della partita di questo pomeriggio, quindi è un giocatore che noi stiamo ricercando proprio perché è essenziale metterlo lì, ma al di là delle caratteristiche dei nostri terzini, che sono sicuramente di giocatori offensivi, ma poi devono essere bravi anche a difendere, come l'hanno anche dimostrato. Ti ripeto, sono state situazioni dove abbiamo perso palla, abbiamo tentato di riconquistarla, gli avversari ci sono andati via e naturalmente sono ripartiti in contropiede. Tra qualche settimana sicuramente saremo più brillanti e questo tipo di ripartenze le eviteremo o comunque li limiteremo molto. Ma dite, noi l'abbiamo detto dall'inizio del ritiro, cioè che queste 2 settimane, ma anche le successive, mi permetteranno di capire la condizione dei miei giocatori, di capire anche se bisogna ancora fare qualcosina per caratteristiche che ci possono venire a mancare. Di Mazzocco purtroppo tutti speravamo che potesse presentarsi il ritiro, diciamo, nelle condizioni di potersi allenare già col gruppo, l'abbiamo un po' tenuto a parte, però come forza un pochettino è costretto subito a fermarsi e quindi ha rifatto un'altra visita, ripartiamo con un altro protocollo nella speranza che dopo Ferragosto si possa riunire, però è normale che lì piano piano cercheremo poi di capire se e come intervenire. Commissario, ha detto qualcosa a Valerio Finizio, visto che ha portato il pallone a casa, ha fatto la foto anche con Giovanni Agostino, che era qui, non so se gli ha fatto qualche battuta. No. È stato protagonista, però, belle caratteristiche. Assolutamente.